Bene, oggi volevo parlare di un qualcosa di assai particolare. Abbiamo visto come spesso l'Astro TG con il ritratto del primo del mese attribuisce alle energie planetarie dei personaggi di spicco mondiale che muovono un po' le redini del mondo, come se sono appunto gli dei a impossessarsi in qualche modo attraverso le energie planetarie di queste persone, metterli in determinate situazioni che poi cambieranno un po' le faccende mondiali, a livello proprio mondiale. Spesso sono dei politici, ovviamente. Si pensa, come in antichità, che in un certo senso queste persone possano essere mosse dagli dei. Questo poi si può riscontrare astrologicamente andando a vedere poi nel tema natale o nei transiti se nel momento in cui si sono manifestate queste persone o hanno agito nel mondo hanno avuto dei transiti particolari, o se nel tema natale avevano proprio elementi che rimandano a quel pianeta, avevano quel pianeta forte magari sull'ascendente, sul medio cielo, o in uno stellium, in un certo segno che aumenta le energie planetarie di quel tipo. E oggi, visto che si parla anche di astrologia delle nazioni, dove viene attribuito ad ogni nazione un segno zodiacale, ai tempi moderni non si parla più di nazioni ma di grandi blocchi continentali. Infatti vediamo l'America insieme all'Europa che forma il blocco NATO, poi abbiamo il blocco sovietico, la Russia, poi abbiamo la Cina, quindi la parte asiatica, poi abbiamo i BRICS, che comunque sono composti da Cina, Russia, qualche paese arabo dell'Africa o del Sud America. Quindi abbiamo almeno 5 blocchi principali che sono massicci, che hanno un certo peso, che hanno una certa lentezza di formazione. Li potremmo attribuire in qualche modo a quei pianeti generazionali, di quelli che vanno oltre la distanza di Saturno, quindi di Nettuno, Plutone e Urano. E vediamo oggi di attribuire ad ogni blocco una certa influenza planetaria. L'idea mi è venuta quando si sono scatenate le manifestazioni e le ribellioni in Cina, perché molti dicevano che questa Cina potrebbe cadere, il governo cinese di Xi Jinping potrebbe finire e passare magari ad altro, a una democrazia, grazie magari a queste ribellioni che sono un po' comandate dall'Occidente attraverso Soros, George Soros, che abbiamo visto nel ritratto del primo del mese essere lui stesso attribuito alle energie planetarie di Plutone. E infatti George Soros fa parte della massoneria, del deep state, se vogliamo, occidentale. E infatti la strategia attribuirebbe proprio all'Occidente, con l'Europa e l'America o l'Australia, insomma tutti i paesi NATO, bene, attribuire a questo blocco occidentale le energie di Plutone, il pianeta più lontano, il pianeta legato al dio della morte e della distruzione, per poi rigenerare e creare qualcosa di altro. Bene, chi più dell'Occidente, che si dice in caduta, può essere rappresentato da Plutone? Abbiamo parlato qualche mese fa del fatto che l'America sta vivendo, la Costituzione americana, che è a capo un po' dell'Occidente, sta vivendo o ha vissuto in realtà il ritorno di Plutone, quindi questo potrebbe essere un presagio della caduta dell'America. Dall'altra parte abbiamo detto poc'anzi che qualcuno parla anche della caduta della Cina in qualche modo. E a questo punto da cosa è rappresentata in questo momento dalle energie planetarie attuali la Cina? Bene, secondo la strategia, da Saturno in acquario, perché la Cina è colei che ha già strutturato meglio di chiunque altro un'idea futuristica delle città del futuro, della società acquariana. Quindi è colei che non ha bisogno di distruggere come l'America attraverso Plutone per costruire quello che la Cina ha già costruito. La cinesizzazione dell'Europa, dell'Occidente, deve avvenire attraverso Plutone, attraverso una distruzione. Ed è meglio se, secondo il modo di agire di Plutone, anche gli altri blocchi possano in qualche modo essere azzerati, possono essere sottomessi, possono essere resettati attraverso il grande reset che si vuole attuare in Europa e in America. Un grande reset per poi costruire la società che la Cina ha già costruito. Però all'America non sta bene che la Cina non distrugga anche lei, perché altrimenti si troverebbe già avvantaggiata, mentre l'Europa e gli Stati Uniti devono passare dal grande reset, la Cina l'avrà già fatto in passato per essere adesso una civiltà già ipercontrollata, ipertecnologica e di controllo saturnino di tipo acquariano.
Quindi ecco come questi due blocchi già principali, che sono i principali, fra l'altro i principali blocchi in contrasto, possono essere attribuiti all'Occidente da una parte Plutone e la Cina dall'altra parte Saturno in Acquario. La cosa particolare è che Saturno in Acquario uscirà dall'Acquario, quindi mi viene da dire, non saranno questi effettivamente dei momenti cruciali per la Cina prima che le energie di Saturno cambieranno? In seguito abbiamo il blocco russo, che abbiamo detto più volte come lo stesso capo di Stato Putin è spesso mosso da interazioni fra la Luna e Urano. Però se andiamo ad osservare il mondo russo, ci rendiamo conto che il mondo russo è proprio un mondo uraniano e lunare. Da una parte lunare perché conserva, vuole conservare le tradizioni, ma d'altra parte lanciato verso il progresso. E la Russia non scherza con il progresso, sebbene il suo progresso non passa per attraverso la distruzione plutoniana da una parte, o il controllo attraverso la tecnologia saturnino dall'altra parte. Cioè la Russia è un modello diverso da quello dell'Occidente e da quello cinese, dove ancora la parte lunare, il popolo è importante, ma anche l'evoluzione uraniana, anzi probabilmente è lì dove Urano agisce di più, dove l'evoluzione uraniana, che Urano è colui il vero governatore dell'acquario e quindi anche dell'era dell'acquario, agisce, cioè Urano agisce in Russia. Infatti se andiamo a vedere alcuni progetti transumani proprio sono di matrice russa, sono nati in Russia. Chi per primo ha parlato attraverso un progetto esplicitamente, ma anche rendendolo democratico, potete andare a vedere sul sito di cosa si tratta, il progetto 2045, che porta effettivamente a questa speranza finta, ovviamente luciferina, una speranza luciferina di vita infinita, di immortalità attraverso diciamo il progresso scientifico e la possibilità di fare una copia digitale del proprio cervello, in modo da dare l'illusione di rimanere, diciamo, di essere immortali. Quindi la Russia è molto avanti, però non attua il controllo saturnino, o non vuole distruggere per fare un grande reset come farebbe Plutone per l'Occidente. A questo punto andiamo ad aggiungere l'ultimo pianeta saturnino, che è il pianeta Nettuno. Questo qui effettivamente ho avuto delle difficoltà su dove andarlo a posizionare. Effettivamente Nettuno, che è un po' ambiguo, un po' sommerso, questo dio sommerso che nessuno vede, le altre divinità non lo vedono perché è sommerso, e solo quando esce dalle acque si può capire da che parte sta, chi sta appoggiando, cosa vuole. Bene, magari per questo Nettuno lascio a voi l'idea nei commenti di dare qualche spunto. Chi potrebbe essere questo Nettuno? Quale blocco potrebbe governare? Io direi che rappresenterebbe tutto il resto del mondo, quella parte magari anche di paesi BRICS, che fanno parte comunque di Cina e Russia, ma che sono paesi meno potenti, più piccoli, quindi potremmo considerare il Sud America, i paesi africani, qualche paese arabo. E diciamo, metaforicamente, questa cosa mi fa pensare al piano Calergi, il piano di ripopolare le nazioni occidentali in declino, in grande reset, da tutte queste popolazioni africane, che fra l'altro ricordiamo non sono state sbracciate, quindi probabilmente hanno più probabilità e più longevità e più capacità di mandare avanti una nazione rispetto a noi, più forze, cioè queste civiltà che verranno in Europa dal mare. Si può vedere questo come metafora, perché appunto il dio del mare Nettuno fa venire queste folle, ma queste sono anche ondate. Per l'Europa vengono dal mare, per l'America verranno comunque via terra, se si può pensare che l'immigrazione è sempre esistita, l'immigrazione dal Sud America all'America. Quindi si può vedere questo Nettuno come maree umane che si spostano per ripopolare il nuovo mondo. E sarà appunto come agisce Nettuno, agisce magari come l'ultimo dei pianeti, come Plutone, che è veramente l'ultimo dei pianeti, ma che
vuole il potere, Nettuno è un po' un osservatore pacifico, aspetta che tutto sia fatto e poi si manifesta, magari con queste, proprio governando queste masse. Ricordiamo che Nettuno è anche il pianeta legato al comunismo, alle masse, le masse proletarie, le masse operaie. In questo caso sarebbero i nuovi operai che arrivano dal mare, dai mari nettuniani, attraverso, è come un'ondata, come uno tsunami, invadono poi tutto il resto del mondo. Bene, questa è una visione un po', prendetela con le pinze, un po', diciamo, immaginaria, un po' poetica, di come unire questi grandi blocchi mondiali all'astrologia e ai pianeti. Ditemi cosa ne pensate, altrimenti per l'AstroTG di oggi con questo è tutto, vi auguro una buona, un buon fine settimana.